Bentornati su Team Tech. Oggi vi parlo di uno smartphone che mi ha soddisfatto tantissimo. Secondo me uno smartphone che a 280 € può tranquillamente essere il vostro dispositivo quotidiano perché ha un'ottima fotocamera, una buonissima batteria, una qualità costruttiva che non ha nulla da invidiare a top di gamma da 700 €. Insomma, un prodotto che come ogni anno Huawei lancia sul mercato. E stiamo parlando della serie Lite. In questo caso parliamo del P20 Lite e secondo me migliora notevolmente quello dell'anno passato, nonché si posiziona in una fascia di prezzo che va a disturbare anche dispositivi dal prezzo abbastanza superiore. Ve ne parlo un po' e vi dico le mie impressioni, non farò una recensione tecnica perché ne avrete viste già tantissime. Cominciamo. Primo aspetto che salta subito all'occhio è il notch, un noccettino perché è un po' più piccolo di quelli di altri visti sul mercato. Io non sono un fan del notch, partiamo da questo presupposto. Perché è vero che dà l'impressione di avere uno smartphone più grande, ma quando mi metti il notch qua e la cornice inferiore comunque è abbastanza presente, secondo me si perde un po' il senso. Detto questo, e parliamo di gusti personali, quindi non posso né definirlo un pregio né un difetto. Il notch è gestito bene. Una volta che riceverete lo smartphone, sicuramente dovrete fare un paio di update che vi risolveranno i problemi iniziali del notch, perché nella prima release c'erano dei problemini, per esempio con Instagram che tagliava le storie. Dopo il primo aggiornamento, che penso sia stato rilasciato proprio il primo mese, tutto funziona bene. Io l'ho scaricato subito il primo giorno che ho ricevuto lo smartphone e funziona veramente bene, non ho problemi. Col notch è gestito bene, le notifiche secondo me sono ben spaziate tra i due lati della tacca, insomma, una gestione che Huawei ha studiato bene senza lasciare nulla al caso e questo mi piace molto perché avevo paura magari di qualche incompatibilità un po' più pesante, ecco. Sotto il notch troviamo ovviamente un display da 5,84 pollici Full HD Plus 1080x2200. 80. È possibile all'interno delle impostazioni scalare anche la risoluzione per aumentare la durata della batteria, ma io sinceramente l'ho sempre tenuto in Full HD fisso perché secondo me se una persona si compra uno smartphone con un display Full HD è giusto che lo possa sfruttare e che lo debba sfruttare al 100%. È un IPS LCD con dei neri non proprio profondissimi, ma veramente molto buoni. E con una visibilità sotto la luce diretta del sole impressionante. In questi giorni di caldo torrido, anche a mezzogiorno voi fuori vedete lo smartphone perfettamente perché la luminosità è gestita veramente bene, i colori sono buonissimi, hanno un livello di saturazione secondo me giusto, meno degli AMOLED perché stiamo parlando come sempre di un IPS LCD, ma veramente perfetto. Sinceramente è un display che mi ha stupito perché su questa fascia di prezzo non credo ci siano display di questo livello. Ho provato vari smartphone sotto i 300 € e a mio parere la qualità di questo P20 Lite è veramente invidiabile considerando sempre la fascia di prezzo. Ricordiamocelo che parliamo non di un top di gamma. Cosa simile vi posso dire della fotocamera: 16 più 2 megapixel posteriore, 2 megapixel. È una fotocamera secondaria che raccoglie le informazioni ambientali, soprattutto inerenti la profondità, ed è una fotocamera che secondo me va molto bene. Ora vedrete un po' di immagini in diurna. È un prodotto che veramente funziona alla perfezione. Se le postate sui social, secondo me non vedete differenza con i top di gamma, ve lo dico proprio sinceramente. In notturna, però, si vede tanto la differenza con i top di gamma, ma è proprio qui, secondo me, il punto dei medio gamma. Si risparmia qualcosa sull'hardware e soprattutto sulla fotocamera. Ma per un uso anche intensivo, la fotocamera del P20 Lite non mi ha dato particolari problemi. Ripeto, solo in notturna, in condizioni veramente difficili, si vede la differenza con prodotti di fascia superiore, ma sta a voi decidere se vale la candela spendere 300-400 € in più per avere una fotocamera migliore. Ovviamente questo sta a voi. Per le mie esigenze la fotocamera del P20 Lite va alla grandissima. L'unica cosa che non mi è piaciuta è che
ho notato già in molti smartphone Huawei è l'impossibilità di attivare automaticamente l'HDR. Questo secondo me è un po' una sciocchezza perché magari per gli utenti meno esperti, ma anche per quelli più esperti, diventa magari qualche volta più complicato ricordarsi di attivare l'HDR e fa la differenza effettivamente sia in diurna con delle luci molto molto forti, sia soprattutto in notturna in condizioni di grande gap tra il buio ovviamente dell'ambiente e magari qualche luce che trovate nel vostro scenario. Ecco, un'attivazione automatica potrebbe essere secondo me inserita da Huawei. Un altro punto sul quale mi sento di promuovere appieno il P20 Lite è la fluidità. Uno smartphone assolutamente fluido, non ha mai un impuntamento, funziona bene, il passaggio dal drawer alla home è rapidissimo, le impostazioni funzionano bene, non mi si è mai impallato, anche in game non mi ha dato particolari problemi. Insomma, un prodotto che tutto sommato non ha particolari problemi di fluidità, anche con titoli abbastanza recenti. Certo, scalda parecchio sotto stress e lo sentite anche parecchio grazie al vetro posteriore, ma ci può stare, parliamo sempre di un medio gamma. Non ho mai però riscontrato problemi di assenza di potenza. Per il resto, fluidità, passaggio tra le app, menu, multiscreen, insomma funziona veramente tutto alla stragrande. Questo non è da sottovalutare, perché è vero che siamo nel 2018, ma purtroppo io ho provato anche smartphone che non funzionavano poi così bene nonostante la fascia di prezzo. Quindi tutto funziona bene grazie all'hardware fondamentalmente, che è di livello. Non ho alcuna intenzione di studiarmi le sigle a memoria, quindi ve le leggo. Parliamo di un iSilicon Kirin 659, un octa-core, Mali T830 MP2, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Il tutto è espandibile anche con una micro SD fino a 256 GB, ma io non ne ho avuto bisogno sinceramente. Il processore funziona bene, l'unica cosa che non avrete è il supporto alla registrazione 4K, che penso sia un limite del processore, perché anche su altri prodotti Huawei con processori simili ho notato che non viene attivato il 4K, quindi non so se non venga attivato per un limite del processore oppure per una scelta commerciale. Comunque, purtroppo questo P20 Lite non supporta la registrazione 4K e se per voi è un aspetto fondamentale, ovviamente non potrete acquistarlo e vi converrebbe andare su altro, optare su altri dispositivi con questo tipo di supporto. Manca il 4K, ma il processore non è per nulla energivoro. 3000 mAh di batteria, io ci faccio tranquillamente 8 ore con 3-4 ore di display attivo, dipende dalla modalità d'uso, ma ripeto, io ricevo centinaia di WhatsApp giornalieri, ho 4 account mail in push, Facebook con le notifiche attive, Instagram con le notifiche attive, Twitter con le notifiche attive, insomma capite bene che 3-4 ore di display attivo con questa quantità di uso sono veramente tante. La cosa che non mi è piaciuta della batteria in generale, ma diciamo rientra un po' più sull'hardware, è che non supporta le ricariche quick charge di Qualcomm. Quindi se la collegate con la quick charge di Qualcomm, comunque non si ricaricherà rapidamente come i dispositivi che la supportano. Comunque con un caricabatterie Type-C, in un'ora e un quarto, un'ora e mezza si ricarica al 100%, basta che sia un caricatore che supporta l'uscita a 2A. Parlavamo di Type-C e la Type-C sta qua sotto, e cosa troviamo? Anche il jack delle cuffie. Grazie Huawei, grazie per aver mantenuto il jack delle cuffie. È presente nella parte inferiore insieme a uno speaker di buonissimo livello, veramente buono, bello corposo, non è stereo ma ha un audio molto forte e molto corposo, e accanto ovviamente troviamo la porta Type-C. Complessivamente il dispositivo è costruito bene, ha un frame in alluminio, retro in plus in vetro e ovviamente anteriore in vetro, e una fotocamera forse un po' troppo sporgente. Il problema della fotocamera è che se lo poggiate in questo modo, quindi con la fotocamera posta nella parte inferiore su un piano, il dispositivo piano piano scivolerà. Io non ho una cover perché non era in confezione e quindi mi è caduto e ho fatto un piccolo bozzetto. Scusate Huawei, scusate. Però tralasciando questo particolare, ovviamente
nessuno sano di mente utilizzerà. Tralasciando questo particolare, che è risolvibile con una cover in silicone anche molto sottile, la costruzione è eccellente. Questo frame in nero opaco secondo me è bellissimo, il total black così a me fa impazzire. Sinceramente è uno smartphone che tenere con la cover è necessario, ma se siete delle persone molto attente tenetelo così, perché secondo me è veramente bellissimo. Il lettore di impronte che mi ha dato per i primi giorni un po' di problemi, poi con l'aggiornamento pare essere risolto e sembra essere abbastanza rapido. Non è fulmineo, ma vedete, non sembra più perdere un colpo, e questo è assolutamente una nota positiva, perché il lettore di impronte senza, se non funziona bene, diventa praticamente inutile. Bene, per oggi è tutto, come avete capito non volevo farvi una recensione, ma volevo semplicemente parlarvi delle mie impressioni su questo P20 Lite, sono state assolutamente positive. Sto seriamente pensando di comprarmelo, perché è un prodotto medio gamma, ma che per certi aspetti si va a sovrapporre con prodotti di fascia superiore. Mi sono trovato veramente bene per la compattezza, per la leggerezza, è un buon compromesso tra i padelloni e prodotti ovviamente più compatti, si tiene bene in mano, funziona bene, è fluido, ha una buona fotocamera. Insomma, secondo me per questa fascia di prezzo è pressoché perfetto e diventerà, come ogni Lite, un best buy, perché secondo me è oggettivo. L'unico prodotto che può scalzarlo forse è il Moto G6 Plus, ma non l'ho ancora provato, quindi non so dirvi. Per adesso questo, secondo me, è il miglior medio gamma presente sul mercato e vi sfido a dire il contrario. Fatemi sapere cosa ne pensate, se l'avete comprato, se non avete comprato, se volete comprarlo. Insomma, fatemi sapere qua sotto nei commenti. Vi ricordo di seguirci sui nostri social, di seguirmi su Instagram Fede Marcangelo e di seguire Stefano SimpliZod e di seguire il canale Telegram, ovviamente, di Team Tech per tutte le offerte, poche ma buone. State tranquilli che non spammiamo. Ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Team Tech. Ciao!